Uè, ragazzi, bentornati! Oggi vedremo il Plasmatron 9000 al 130 full perk. La nuova pistola disponibile nello shop settimanale di Fortnite Salva il Mondo, pistola fantascientifica retro, pistola energia a breve gittata con cadenza di tiro moderata che spara anelli di plasma che si espandono, i colpi perforano i nemici. Sono molto molto curioso di portarla su e soprattutto di mostrarvela anche a voi. Quindi che dite, cominciamo? Acquistiamola subito, eccola qui. È ancora a livello 1, ma la potenziamo subito. I colpi critici diffondono 7 proiettili esplosivi nell'area circostante, può avvenire solo una volta ogni 3 secondi, quindi raga è inutile dirvi che la pistola è meglio sicuramente percarla con livello critico e danni critici, perché se buildiamo la pistola diversamente andiamo ad annullare quello che è l'effetto dell'ultima perk, ok? In più noto il tasso di raffreddamento che è una perk nuova e sicuramente la tengo qui e andremo a provarla immediatamente. Abbiamo anche capacità termica, quindi raga valutate bene perché abbiamo generazione calore di un 4,0, velocità di raffreddamento 69,0, recupero sul riscaldamento 1,81. Ora sicuramente è una perk nuova, quindi dobbiamo anche un attimo valutare come funziona, dobbiamo provare la pistola e vedere se eventualmente vanno fatte delle modifiche. Sicuramente non sarà l'unica arma introdotta con queste perk, perché appunto la vedo dura che introducano delle perk e le lasciano solo su un'arma. Quindi raga, teniamoci pronti per tantissime novità. 13 di quarzo, 30 di spago intagliato e i soliti 11 di raggio per craftarla. Allora, sono stracurioso di provarla inizialmente. Intanto raga, fate caso a una cosa, l'arma non ha il caricatore. Avete visto? Non ce l'ha. Noi possiamo benissimo continuare a sparare, a parte che sembra che spara le bolle. No? Ragazzi, però siete troppi qua. Sembra che spara tipo Flurryball. Le bolle, no? La cadenza di tiro, avete visto, non è elevatissima. E il colpo ritarda arrivare. Ciò vuol dire che se lo zombie si sposta rispetto a dove voi avete sparato, potete anche mancarlo, perché è molto lento arrivare all'obiettivo, diciamo. Eccolo qui, raga, Smasher. Beh, diciamo che l'arma in sé non è fortissima, però è divertente. Potete continuare a sparare tranquillamente, come vi dicevo. Meno male che qua non c'è il fosso. Raga, soprattutto questa pistola non attiva le bombole, vedete? Guardate che figata. Non le attiva proprio. La cadenza di tiro anche ci limita veramente veramente molto. Quindi molte volte sono costretto a tirare fuori lo schioppo. Vabbè, ma è un'arma... Penso che si capisca che sia un'arma per divertimento e non tanto per utilizzo, no? Perché ovviamente, cioè... Raga, che cos'è? Spara bolle. Un altro smasher, purtroppo fisico. L'arma, non avendo il caricatore, è possibile spammarla, però di conseguenza fate conto che farete fuori tutti i colpi, no? Tanto per questi qua proprio non riesco a trovare una soluzione al momento con questa pistola. Non è possibile far niente, magari una roba del genere. Speriamo che sta pistola ai livelli alti sia utile, perché comunque ve la farò vedere anche in una zona alta per darvi un'idea di quello che è veramente la pistola. Il tasso di surriscaldamento io non l'ho ancora notato. Cioè, l'arma non è che si surriscalda, non mi sembra. Non mi sembra neanche che perda cadenza di tiro. Lo smasher al 140.
figo non dover ricaricare, eh. Possiamo non preoccuparci dello smasher. E forse perde leggermente sulla cadenza di tiro quando si surriscalda l'arma. Suppongo. Eh no, questo è impossibile, mi spiace. Possiamo dire che è un'arma alternativa dal solito. È bello che, sì, perfora i nemici. Per quanto il colpo non arrivi abbastanza lontano, li perfora veramente. E noi basta spammarla in caso. Ok. C'è troppa gente qua. È duro a morire sto smasher, eh? Abbiamo il nostro smasher qui. E siamo bussati dai compagni ora, raga. Aia. No, vabbè, troppi zombie. Dovrebbe essere buono appunto per quando ci pushano tutti questi zombie. In quanto appunto non è da un obiettivo singolo, diciamo, quest'arma. Io mi ostento a sparare a quelli con lo scudo, ma davanti non serve a nulla. La differenza tra una e l'altra è che una capacità termica e una tasso di raffreddamento. Abbiamo visto che io col tasso di raffreddamento, in tutta onestà, mi aspettavo che comunque si surriscaldasse l'arma, ma non è così. L'arma non si surriscalda, probabilmente è buggata o significa qualcos'altro, non so che dire. Proviamo questa al volo. Mi sembra normalissimo anche questa. Io con questa qua sono stato a sparare per più di tot minuti, ma non è successo nulla, raga. Guardate. Potevo immaginare che era un'arma appunto pensata per divertirsi e non... È utile quando ti pushano in massa, in quanto con tutte queste perk, l'anello che comunque perfora i nemici. Però guardate, veramente lento il colpo arrivare, veramente veramente lento. Un Daker che ci pusha. Ecco la quantità. Vediamo se li perfora. Cioè, a volte ce li avete davanti, li sparate e non gli entrano i colpi. Cioè, non è che non gli entrano, è che è veramente lento il colpo arrivare, che fate veramente molte volte fatica a colpirli. Abbiamo l'occasione di provarla anche contro i nemici al 160, raga, e sono tantissimi. Cioè, come vedete, è molto più comoda rispetto ad altre armi per far fuori i mucchietti di piccoletti, diciamo, no? Questo smasher senza occhi.
Dunque raga, io spero che come al solito il video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere con un commento e con un like cosa ne pensate della pistola, se ve la potenzierete o non ve la potenzierete. Vi ricordo che potete supportarmi gratuitamente come creatore, vi basterà inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Mi raccomando raga, ricordatevi di lasciare solo un bel like al video. Noi ricordate che ci vediamo domani. Bella bella!